bookmakers solitamente abituati a proporre scommesse su tutto, pare che in questo caso si siano astenuti, ma diciamo la verità, c'è il rischio che per quanti in Italia e all'estero attendono l'apertura di Expo per il prossimo 1° maggio, la domanda sia principalmente una, e cioè sarà tutto pronto nell'area espositiva di Ropero, quartier generale dell'esposizione universale che per 6 mesi farà convergere sul nostro paese i riflettori del mondo intero? La risposta è no, ma da tempo anche le istituzioni lo hanno ammesso, ridimensionando più volte i progetti iniziali. Del resto i ritardi sono innegabili, così come la consapevolezza che sull'organizzazione della prestigiosa kermesse dedicata ai temi del diritto all'alimentazione e dello sviluppo nel rispetto dell'ambiente si sia perso troppo tempo. Milano sa che dovrà organizzare l'Expo già da maggio 2008, conviene dunque fare il tifo perché tutto fili liscio per evitare che beghe politiche, ritardi organizzativi e inchieste della magistratura che si sono assommate negli anni possano trasformare una prestigiosa ribalta internazionale in una farsa in mondovisione. Ma c'è un altro rischio, certamente meno chiassoso, che sarebbe auspicabile scongiurare, e cioè che la kermesse diventi un evento a ribasso. Sul fronte delle finalità e dei contenuti, che al di là dell'aspetto fieristico un evento così dovrebbe produrre, ma anche delle ricadute economiche che l'organizzazione dell'Expo dovrebbe portare all'Italia e più in ambito locale, ai territori della Lombardia, più vicini a Milano. E anche qui la domanda è piuttosto scomoda: che cosa ci guadagneremo? Sulla carta tantissimo, ma nella realtà c'è chi è molto scettico. Prendete Pavia, in attesa di capire quanti benefici garantirà il turismo. Expo di certo ha ridotto i finanziamenti previsti a sostegno dei progetti che l'amministrazione provinciale aveva messo in rete con gli altri enti locali, un taglio che, al di là delle conseguenze organizzative su opere già avviate, rischia di minare l'entusiasmo di un territorio che fino a qualche anno fa prometteva di mettere in campo per la kermesse meneghina decine di eventi e che nel tempo ha fortemente ridimensionato iniziative proposte. Presidente, l'Expo ormai è alle porte, mancano veramente pochissimi giorni. Che cosa si aspetta Pavia da questa esposizione universale? È più che altro una scommessa e quindi una vetrina per esporci, per far capire cos'è il nostro territorio a tutti quelli che visiteranno Expo e quelli che verranno poi anche ovviamente direttamente a visitare Pavia, l'Oltrepò, la Lomellina. Cioè, è una scommessa per il futuro anche, ci interessa soprattutto questo. Ma noi siamo presenti dentro Expo in più momenti, sicuramente dentro il padiglione dell'agroalimentare con il tema della filiera del riso, saremo insieme ad altre province che producono riso, ma noi avremo un nostro spazio e lì sicuramente Pavia sarà molto ben rappresentata. Pavia, il suo territorio soprattutto risicolo ovviamente, sarà ben rappresentato. E poi avremo attraverso il distretto del vino, saremo presenti nel padiglione del vino, un'altra presenza dovrebbe essere quella del consorzio Vinidoc nel padiglione di Regione Lombardia, e anche questo ci aiuterà a illustrare il territorio. Saremo poi presenti nei padiglioni di Regione Lombardia proprio come provincia, come territorio, e poi avremo per una settimana una presenza continuativa in Cascina Triulza con il paniere pavese, quindi sarà un momento anche di vendita delle nostre tipicità. Ultima domanda, esattamente a pochi giorni dall'inizio, il territorio è pronto ad Expo? Ma siamo curiosi, pronti siamo pronti, io penso che ciascuno sta facendo e farà il proprio lavoro, le istituzioni che per la prima volta si sono trovate unite in un grande progetto, gli imprenditori cui è lasciato gran parte del lavoro, la capacità di tenere il turista, di rendere attrattivo il territorio dipende anche dalla nostra capacità imprenditoriale, albergatori, ristoratori, operatori dell'agroalimentare in genere, operatori turistici, e quindi noi ci siamo preparati, ecco, penso ci sia molta curiosità, molta attesa, vediamo cosa succederà. È uno dei prodotti simbolo del Made in Pavia a tavola e non poteva mancare l'appuntamento con l'Expo. La kermesse di Milano è l'occasione per diffondere nel mondo i valori della buona alimentazione e il vino dell'Oltrepò è pronto a farsi conoscere davanti a milioni di visitatori. E se il consorzio Tutela Vini sarà tra le poche realtà produttive della provincia ad essere presenti all'interno dell'area espositiva di Ropero e con tante iniziative di promozione,
L'obiettivo è conquistare turisti che vogliano approfondire in campo le caratteristiche di un territorio dalle enormi potenzialità. Mi piace cercare di guardare a quello che si può fare ogni giorno, partendo anche dalla nostra provincia di Pavia, dove noi faremo ancora un grande appello al mondo della ristorazione, dell'accoglienza, perché noi dobbiamo diventare un territorio accogliente e dobbiamo servire come calice di benvenuto vini dell'Oltrepò Pavese, dall'aperitivo fino a pranzo e a cena. Ma un territorio si può scoprire anche a tavola, con menù che, oltre al vino, può comprendere anche le altre eccellenze del paniere pavese, dal salame di Varzi alle mozzarelle della Lomellina, dal riso alla carne degli allevamenti di collina fino alla frutta della Valle Staffora, il tutto cucinato dagli chef secondo le ricette locali per un percorso sensoriale esclusivo. È la filosofia di Casa Peg, il ristorante che a Rivanazzano si prefigge di diffondere la cultura della cucina tipica oltrepadana, riproponendo in chiave moderna anche qualche piatto della tradizione. Noi ricerchiamo le eccellenze di questo territorio, prodotti di nicchia che in pochi sanno che vengono prodotti. Faccio l'esempio della pasta, faccio l'esempio del salame di nicchia che non viene prodotto con animali da batteria. Noi non vogliamo solamente servire un piatto, noi vogliamo servire una storia, quindi raccontarla, spiegarla, far capire chi è il produttore, come viene lavorata la materia prima e come viene trattata per servire un piatto. Una missione in piena sintonia con le finalità di Expo, con in più la possibilità per i clienti di acquistare in un'apposita boutique del gusto anche gli ingredienti utilizzati per la preparazione dei piatti. È la cultura da cui noi veniamo. Bisogna andarne fieri e esserne orgogliosi, non bisogna maltrattarla e bisognerebbe ricercare, esplorare, conoscere questo territorio, perché noi crediamo che sia ancora in grado di fornire tanto, tanti alimenti, tante storie, bellissime storie dovrei dire. Noi nel nostro piccolo ci proviamo. Un appuntamento da dentro fuori per la provincia di Pavia, da vivere allo stesso tempo dentro e fuori i padiglioni milanesi. Si chiama Esperienza Pavese, la rete di iniziative pianificate sul territorio per valorizzare le eccellenze enogastronomiche vantate dalla provincia attraverso due padiglioni a cielo aperto. Il primo, dedicato al riso, unirà la Lomellina al Pavese attraverso eventi ed itinerari che abbineranno il patrimonio culturale al gusto. Il secondo, localizzato in Oltrepò, sfrutterà la tradizione del vino accostandola alla produzione del salame e delle altre eccellenze alimentari dell'Alto Oltrepò. Parte enogastronomica che avrà un punto di riferimento preciso, che sarà l'Enoteca di Cassino, verrà inaugurata a giugno e diventerà un po' l'hub del vino del nostro Oltrepò, il punto da cui si dipartiranno diversi itinerari. Anche lì ci sarà un info point, non solo quindi un punto di degustazione, ma anche un punto di informazione sul territorio e su come è nato e perché del vino. L'Expo non sarà dunque solamente un evento confinato ai padiglioni milanesi, che ospiteranno tra l'altro 24 postazioni per la degustazione dei vini della provincia. Importante sarà infatti la ricaduta sul territorio, un'opportunità, ha sottolineato il presidente della Camera di Commercio Bosi, da cogliere fino in fondo. Sfruttare le bellezze del nostro territorio e portare quindi dei turisti a farli conoscere, non solo attirandoli attualmente con quelle che sono le nostre ricchezze enogastronomiche, portandoli anche a vedere quali sono le nostre bellezze sia culturali che paesaggistiche. E la risposta in termini di presenze di turisti sul territorio sembra essere incoraggiante, come evidenziato da Federalberghi. Attualmente c'è una forte richiesta di prenotazioni per vagliare le varie strutture del territorio pavese. Le conferme stanno arrivando, siamo molto fiduciosi, vediamo il bicchiere mezzo pieno. È chiaro che in questo momento, mese di maggio, è un mese un po' di attendistico per vedere quali istituti padiglioni sono aperti, però da giugno e luglio vediamo che le prenotazioni sono in aumento. È un classico della bella stagione. Con l'arrivo della primavera e delle prime giornate di sole, le strade dell'Oltrepò si affollano di appassionati pronti a scoprire in sella ad una bici il territorio. Ci sono i paesaggi tipici della pianura padana, ma anche i saliscendi delle colline, che per i più arditi possono diventare i proibitivi dislivelli di un'arrampicata sulle vette dell'Appennino pavese.
un colpo d'occhio unico che ogni anno richiama in questo triangolo di Lombardia cicloamatori provenienti anche da fuori provincia. E un impulso al cicloturismo, inoltre Po, lo sta dando anche la Greenway, il nuovo tracciato che da Voghera arriva sino a Salice Terme, una striscia d'asfalto lunga 12 km che con i prossimi prolungamenti verso Pavia e poi Milano a nord e verso Varzi a sud collegherà la nostra provincia alla grande rete europea dei percorsi cicloturistici. Sicuramente proseguire è l'ambizione, insomma, noi ci crediamo, siamo pronti a chiedere finanziamenti su ogni bando che si presenterà disponibile, c'è già un progetto definitivo, siamo pronti ad andare avanti e questa è la scommessa dei prossimi anni. Ma per chi vuole vivere l'esperienza di un contatto ancora più privilegiato con la natura attraverso itinerari in fuoristrada, arrivano le bici a pedalata assistita che consentono di integrare l'azione dei muscoli con quella di un motore elettrico. L'idea è nata dall'ascoltante. I desideri di un gruppo di ragazze che si trovavano a dover accompagnare i mariti nelle loro escursioni in mountain bike e non erano chiaramente preparate. Abbiamo proposto la prova con queste biciclette pedalata assistita, si sono divertite parecchio e abbiamo cominciato a creare dei percorsi in tutto l'Oltre Po. Sono circa 30 itinerari, vanno dal semplice, facile, facilissimo al complicato. E per chi vuole scoprire le vallate dell'Oltre Po, tra borghi, castelli, campi e cascine, da quest'anno c'è un'altra novità. Queste vetture side by side, nate per percorsi in fuoristrada, con le loro quattro ruote motrici e un motore dal ridottissimo impatto ambientale, permettono a turisti e villeggianti di addentrarsi anche tra boschi e vigneti, in assoluta sicurezza e senza danneggiare i sentieri percorsi. Sono macchine che hanno offrono dei bellissimi scorci per il nostro Oltre Po e vuole essere un mezzo, un modo per scoprire una terra meravigliosa, come la chiama qualcuno la nostra piccola Toscana, 40 minuti da Milano. Un nuovo approccio al turismo naturalistico dunque che può permettere davvero a tutti di entrare a contatto con il paesaggio. L'esplorazione del territorio avviene per mezzo di itinerari che possono durare dalle 2 ore fino ai 2 giorni. Si visiteranno cantine, si farà un'esperienza che sarà per l'80% in fuoristrada, quindi off-road, ma anche in strada, perché queste macchine, ricordiamolo, sono omologate anche per la circolazione in strada. Quindi è, diciamo così, un mezzo che può andare ovunque, in sicurezza.